Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda presentano la cultura del vino. Ottima musica e anche buon vino su Dimensione Sonosoft. Con noi oggi Daniela Scrobogna, responsabile della didattica della Fondazione Italiana Sommelier. Vogliamo approfondire l'esame olfattivo? L'esame olfattivo costituisce la seconda fase dell'analisi sensoriale ed è necessario per comprendere tutto quello che costituisce il bagaglio odoroso del vino. Anche qui, mi raccomando, la prima valutazione olfattiva deve sgombrare il campo da qualsiasi presenza difettosa, come odore o sapore di tappo, muffa, feccino e altre cose. Quindi quando si comprende che il vino è pulito, si pratica, diciamo da un punto di vista tecnico, proprio l'esame olfattivo, che consiste in una valutazione diretta. Quindi si chiama olfazione, si avvicina il bicchiere al naso e si inspira in modo che le molecole odorose penetrino all'interno delle fosse nasali e arrivino a colpire i terminali nervosi che sono le ciglia e queste trasmetteranno al cervello quelle informazioni. Poi abbiamo una seconda fase che è la via retronasale. Una volta deglutito il vino si formerà un bagaglio di aromi che ritornerà nel cavo orale. Questo è il profumo del vino. Grazie a Daniela Scrobogna, lunedì prossimo torneremo a parlare di buon vino su Dimensione Sonosoft.